Mike, cerca di essere più ubbidiente di Lea, per favore, dove sei? Sei in collegamento qui fuori? Sì. Eccolo, eccolo, Mike. Sì. Allora. Eccoci, eccoci qua. Guarda qua che outfit. Stai alla grande. Sono casual. Stai alla grande. Allora, dobbiamo cercare di capire se ci si bagna di più camminando sotto la pioggia o correndo sotto la pioggia. La facciamo in due parti? Facciamo, cosa vuoi fare? Prima la corsa o prima la camminata? Io farei camminata prima. Più cool, più sciolto, smooth, sciolto. Vai. Allora, prima una camminata sotto la pioggia. La pioggia c'è? La pioggia delle canne dell'acqua. Sta per arrivare, stiamo suonando un inno per farla venire. Guarda lì tutte le canne dietro, va che accrocchi hanno fatto per riuscirci. Eh? Allora, quando tu ci sei, quanti okay. metri sono sotto la pioggia, Mike? Lo sai più o meno? Ma secondo me saranno una quarantina. 40 metri sotto la pioggia, ma fatti bene. Guarda che c'è Alfio che passa dietro, di è sempre mezzogiorno. Ciao Alfio, mecenate un po' la nostra Hollywood. Siamo tutti qua. Grande Alfione. Allora. Piccoli problemi tecnici col maltempo. Sì, ma d'altronde mia nonna diceva sempre tempe qui, fa me che von lui. Anche in Vietnam si dice. Ah, si dice anche in Vietnam, vero? Sì. Ok, ok, pioggia, ci siamo? Abbiamo pioggia. Mike, tu sei i miei occhi. Ok, vai, cammina Mike. Vado? Vai. Ehi là. È la collezione primavera-estate 2024. Mike Lennon sulle nostre passerelle che si fa questa passeggiata sotto la pioggia battente. Vabbè, non è successo niente lo stesso. Vabbè, oh, spoiler, metti i vestiti a pesare. È tutto un po' confusionario, diciamo così. Sì, Mike, my Vietnam boy. Vietnam boy. Sì, sì. Oddio, aia, ecco, sì, costumino. Molto bene. Sì. Ma nessuno che ti aiuta, Mike, è incredibile questa cosa. Tutti lì, sì. Ok, vestiti bagnati per un peso complessivo di... 600 grammi. 600 grammi. 600 grammi dopo aver camminato. Mettiamo... Sì. Mettiamo questo peso a referto. Grazie, Mike, torneremo da te più tardi. 600 Assolutamente sì, a dopo, Ale. Grammi camminando, camminando. E già non era niente, figurati quando corre, non succederà nulla. Vabbè, Mike, eccoti, non eccomi, è un flashback, eccomi. Ma ha tutti i vestiti così come Dylan Dog. Lui ha tutti i vestiti preciso, uguali. Steve Jobs. Allora, Mike, come hai guardato le nuvole? C'è un po' più di pioggia adesso? Allora, sai che con il cambiamento climatico non si sa mai, eh. Però sembra che si sia nuvolato un po' di più. Quindi potrebbe piovere un po' di più. Prima hai camminato sotto la pioggia e abbiamo visto che i vestiti alla fine pesavano 600 grammi. Esattamente. Vediamo adesso correndo se ti bagnerai di più o di meno e finalmente capiremo se ci si bagna di più camminando o correndo. Assolutamente sì. Sotto la pioggia. Mike, quando vuoi, quando, okay. Quando il clima ti sembra adeguato. Sì? Pioggia? Sì, abbiamo... ah, sì, qua di cattiveria proprio te la stanno facendo. Sì, 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 ok. Ok, aspetta, mi devo togliere i vestiti. Sai, queste bombe d'acqua, Mike, ormai non si sanno... Il climatico è sempre così. È sempre... Sì, vediamo. Già così siamo a 2-3 kg, secondo me. Qua così, secondo me, già siamo più pesi. Un secondo, è bagnato. Vai, 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 vai. Toglie. Siamo. Siete pronti a scoprire la verità? Questo è per tutti gli amanti delle cose belle. Attenzione, un chilo! Un chilo! Un chilo! Un chilo correndo, quindi possiamo tranquillamente dire grazie mille a Mike Lennon, ci si bagna di più correndo sotto la pioggia, ricordatevelo. Grazie mille, un applauso a Mike Lennon. Grazie a voi, Ale.